Via. Allora, siamo appena tornati da Novara di Sicilia, la prima nostra uscita del terreno del progetto Cibo e Gioco del Geoportale. Come ci sentiamo? Come vi sentite? Beh, insomma, al di là della stanchezza accumulata in questi 3 giorni di pioggia e di freddo, uno dice vai in Sicilia, che bel tempo, caldo, sole. No, pioggia e freddo, al di là di questo sono stati 3 giorni molto positivi. Ho ritrovato un'atmosfera che avevo già vissuto qualche anno fa. Io ero già stato a questa bellissima manifestazione, ho ritrovato le persone e ho ritrovato le sensazioni molto positive, e quindi il risultato è senz'altro, come dire, positivo, anche se questo termine adesso meno si usa e meglio è, a causa della pandemia. Il gioco che ho ritrovato è stato un gioco entusiasmante, partecipe per tutta la popolazione, e quando dico tutta la popolazione parlo di uomini, donne, parlo di ragazze, di ragazzi, di bambine e di bambini, tutti con grande entusiasmo a seguire il gioco, anche se, come ho detto prima, un tempo assolutamente inclemente che non ha lasciato spazio a un minimo sprazzo di sole. E tu, Valentina, come ti senti dopo questa prima uscita? Io mi sento riempita dal calore della comunità, delle relazioni umane, sociali, che scaldano anche se manca il sole, perché Novara di Sicilia è una comunità, come dire, che ti cura, che si prende cura dell'ospite, che lo accompagna, e non siamo mai rimasti, diciamo, da soli in questi giorni. No, il calore derivava anche da altre cose, ma insomma, dai, va bene. Ecco, il calore derivava anche dal buon vino e dal buon formaggio che abbiamo gustato. È stata un'esperienza bellissima, io non conoscevo, a differenza di Paolo, Novara e la sua comunità, li avevo incontrati solo qui a Verona nel Tocati. È tutta un'altra cosa andare nei contesti delle comunità e veramente sperimentare il gioco nella sua realtà sociale, quindi è davvero un'altra cosa. È stato molto emozionante, quindi molto emozionante, e anche da un punto di vista della ricerca è stato per noi il primo terreno, quindi ci siamo un po' testati anche come gruppo di lavoro, e nonostante appunto qualche difficoltà legata al tempo, siamo stati davvero contenti di lavorare tutti insieme e di ritrovarci in tanti contesti diversi, perché abbiamo scelto per Salvatore Bartolotta una piazza, la piazza Sant'Antonio, alcune interviste le abbiamo fatte sul percorso di gioco con alcune giocatrici e giocatori, siamo stati nei caffè, nei bar, abbiamo fatto interviste nelle aziende, siamo andati a cercare i pastori. E questa parte qui è stata anche molto importante, perché l'originalità del progetto è proprio quella di lavorare sul gioco ma contemporaneamente lavorare sulle tradizioni alimentari, e il gioco del maiorchino, diciamo, si presta in maniera magnifica a vedere e vivere questa relazione. Se posso, mi è mancato nel panorama che ha fatto giustamente Valentina dei luoghi delle interviste, forse è mancato un po' la cantina. Forse è mancata la cantina, però insomma c'è stata, no, garantisco c'è stata una cantina, si vede che Paolo non ha la memoria così viva, è la cantina di Nino, che è, diciamo, il luogo in cui viene conservato il maiorchino, proprio dedicato al gioco, cioè quei formaggi con cui si gioca poi vengono in qualche modo centralizzati, depositati in questo garage, cantina, di un giocatore che tra l'altro è venuto anche a Verona più volte, un amico insomma di Ago. È un amico, ma quando parlavo di cantina mi riferivo a qualcos'altro. E lì c'era anche il vino, abbiamo bevuto, abbiamo brindato con questo stupendo profumo di maiorchino, e Nino con le sue mani, con la sua passione, ci ha proprio fatto capire che cosa significa la cura del formaggio, e la cura di un formaggio che deve rotolare poi per le strade e rotolare come si deve, certo, senza rompersi. Certo. E quindi ecco, tanti particolari, tanti luoghi diversi. Siamo stati anche ospiti del Circolo Olimpia,
Quindi proprio le interviste, come dire, è interessante che rivelano in qualche modo i tanti contesti diversi in cui vive la comunità, in cui si esprime anche questa tradizione. Sì, hai detto giustamente, Valentina, rotolare, abbiamo visto molte volte rotolare il formaggio senza rompersi, e questo non è stato molto positivo per chi seguiva il gioco, perché se il formaggio si rompe viene diviso tra i presenti, e quindi è mancato un po' questa operazione, questa gioia, ma insomma ci sarà occasione probabilmente in altre situazioni. Sì, questo è vero. Invece che cosa rappresenta questo legame tra gioco e cibo per il paese? Quali sono le opportunità che nascono dal valorizzare questo patrimonio, sia dal punto di vista del cibo che dal punto di vista ludico? Ma sono opportunità importantissime per un paese la cui economia soffre lo spopolamento, la trasformazione proprio anche degli stili di vita e dell'economia locale, che diciamo ha caratterizzato l'ultimo secolo, possiamo dire, delle nostre aree interne, delle nostre aree rurali. Quindi Novara in questo momento punta moltissimo su una rivitalizzazione della sua economia proprio basata sulla risorsa turistica, sulla tradizione che è tradizione enogastronomica, tradizione ludica, e sono i cammini, è la ricchezza naturalistica del territorio. Quindi abbiamo visto in qualche modo in questi giorni come la sinergia fra tutti questi aspetti costituisce, come dire, un grande programma di rivitalizzazione delle economie locali. Quindi noi in qualche modo vogliamo e speriamo di poter contribuire alla rinascita di questi paesi che sono il patrimonio del nostro futuro. A questo proposito è importante dire che le relazioni con AGA e con, in generale, insomma, le relazioni fra le comunità sono una chiave di volta, e che il nostro progetto vuole mettere in relazione la rete, diciamo, il comune di Novara, la comunità di Novara di Sicilia, con nuove comunità che entrano con noi in rete, nella grande rete, diciamo, di Tocati. E in questo caso si stanno costruendo delle relazioni interessanti con un comune della Basilicata. La Basilicata, come sappiamo, è al cuore di questo programma, di questo progetto Cibo e Gioco, che è il comune di Montescaglioso, e con la sua bellissima tradizione del palo della cuccagna, una tradizione molto diffusa in tutte le regioni, diciamo, italiane, si può dire in tutte le regioni, sicuramente al sud molto sentita, in Puglia, in Basilicata, in Campania, e nel caso di Montescaglioso sono già, diciamo, in atto dei contatti e delle relazioni. Avremmo dovuto già accogliere una delegazione di Montescaglioso, e ci proponiamo, insomma, per questa primavera di avere qualche membro del gruppo di Novara di Sicilia a Montescaglioso in Basilicata, in modo davvero da produrre, creare, costruire sempre nuove sinergie.